Amici del Museo dello Sport, buongiorno, Armando ai microfoni, siamo a Porto Venere, terza gara in programma del 90° Palio del Golfo, questa prepaglio che si disputerà qui nella zona di Porto Venere ci mostra già l'inizio della balneazione della zona, anche se moralmente è leggermente fresca. Il sole è buono, le temperature non sono male, ma il periodo non è ancora aperto per quanto riguarda una stagione. Ma vediamo già gli scogli pieni delle persone che vogliono mostrarsi e prendere il sole, fare il primo bagno, avere così il primo contatto dell'acqua della stagione che sta per aprirsi. Siamo sotto la chiesina di Porto Venere, un controluce eccezionale, l'imboccatura fra la Palmaria e la terraferma, l'isola e la terraferma, con delle imbarcazioni che stanno entrando. Ed ecco la nostra chiesina davanti a noi, sul picco, su questo massiccio promontorio, una chiesina che è da millenni che fa faro di questa località. E poi, guardando il paese di Porto Venere, si rimane incantati per vedere come è stato costruito. Ma non dimentichiamoci perché siamo qua. Siamo a Porto Venere perché c'è di lì a poco la prima gara in programma alle 5. L'Unione Sportiva Porto Venere è già all'attacco, sta pronta a vendere i dolcetti, tortini, tortine, magliette per la borgata, cappellini, non so se sono loro o di qualchedun altro. Comunque il movimento già sulla parte che interessa la gara c'è già. Salutiamo la Miria che viene sempre a guardare i suoi equipaggi, il grande presidente della Mutuo Soccorso di Cadimare, non manca mai a una gara e veramente è nel sangue. Un grande legame all'acqua e alla voga. Confermiamo l'ordine d'arrivo: primo Forsamastra, secondo CRDD, terzo il Cadimare. Prima gara in programma eseguita, la gara delle ragazze. E siamo pronti per la seconda gara in programma, tanto vediamo molta gente sugli scogli pronta a vedere l'esecuzione di questa seconda gara in programma, e ci portiamo sul campo di gara anche perché sono state fatte delle correzioni a una boa che aveva scarrocciato. Vediamo la barca che ritorna, perciò siamo pronti anche ad andare. Il 118 è presente sul campo di gara, siamo a 10 minuti alla partenza, abbiamo 10 minuti alla partenza, oggi siamo in casa del Porto Venere, sicuramente vorrebbero fare anche una bellissima figura, l'allenatore è sempre dietro che sta attento a ogni cosa. Meteo a Porto Venere oggi 31 maggio 2015 sono veramente eccezionali, stanno mantenendo un buon
un buon campo di gara per tutti e onestamente ci fa piacere perché anche questi ragazzi è già due domeniche che lottano con mare veramente non ideale. Specialmente a Lerici domenica scorsa si è dovuta rinviare la gara, è stata annullata e con vivo rincrescimento perché è una prova in meno. Meteo marine perfette, un vento appena lieve che permette a tutte le imbarcazioni di essere più che ok, e vediamo anche le grazie che non si riusciva a scorgere là in fondo. Allora ripetiamo da capo, abbiamo il Cadimare CRD di Porto Venere, Muggiano, Fossamastra, Fezzano, Marola, Le Grazie, Lerici, Canaletto e Venere Azzurra. Beh, sono San Terenzo. Dovrebbe mancare il Tellaro, se mi sembra, che solamente il Tellaro manchi da questa compagine, da questa categoria. Vediamo questi ragazzi come se la gestiranno. Sono i ragazzi del futuro, i ragazzi del Palio del Golfo di domani, perché qua c'è la crescita preventiva per portare lontano il Palio del Golfo. Ancora Massimo chiama Fru alle bandierine. Massimo ha dato l'ordine di tornare indietro con la Fru alle bandierine. Marea dietro! Il vento fa scivolare un pochino le imbarcazioni in avanti. Un momento, hanno dato il via ai ragazzi. La prima gara dei junior, una gara a 1000 metri, un giro di bandierina ai 500. Partenza valida per i ragazzi che stanno già nei primi 500 metri. Cadimare subito all'attacco, c'è un Fezzano al centro che si è già subito alzato insieme al Canaletto. Vediamo. Ci mettiamo in linea. Vediamo un Fezzano in prima posizione, seguito dal Canaletto e dal Fossamastra. Canaletto, Fossamastra, Muggia, Fezzano, Fossamastra che tenta sempre di agguantare il Fezzano, Fossamastra, Canaletto dalla parte opposta. Li vediamo, sono le prime tre imbarcazioni che stanno portandosi ai 500 metri per girare la bandierina. Fossamastra sta recuperando la posizione, vediamo un buon recupero per il Fossamastra in questo momento, che sta avanzando in maniera brillante. Ha recuperato mezza imbarcazione al Fezzano, il Cadimare è rimasto arretrato, il Canaletto dalla parte opposta. Ora vediamo chi gira. Si prepara a girare il Fossamastra in questo momento, gira la boa il Fossamastra in prima posizione, esce bene Cadimare, che ha avuto un bel giro di boa. Fossamastra che è nelle prime posizioni, Fossamastra, Porto Venere, Cadimare.
Fossa Mastra, Porto Venere, Cadimare, li vediamo qua davanti. Un CRD che sta entrando a spina fra il Porto Venere e il Cadimare. Fossa Mastra che è leggermente arretrato, però dobbiamo considerare sempre il campo che è leggermente più corto. Vedremo il campo che è obliquo. Vediamo il Cadimare nelle prime posizioni, un Fossa Mastra in terza posizione e un Porto Venere in seconda, ma dovrebbe essere come con le ragazze. Aumenta il Cadimare. Cadimare non si lascia sfuggire questa gara. In seconda posizione c'è sempre il Porto Venere e il Fossa Mastra che aveva girato per prima, non ha avuto la meglio, comunque può ancora guadagnare. Vediamo come riuscirà a fare gli ultimi 50 metri. Fossa Mastra che può chiudere in questo momento e dare l'ultima zampata. Vediamo se riesce ad avere la meglio. Cadimare aumenta, sta aumentando il Cadimare veramente alla grande. Vediamo chi è che arriva per primo. Cadimare, Porto Venere, Fossa Mastra, Cadimare ha vinto, vince, vediamo chi entra per primo. È già arrivato il Fossa Mastra, in seconda posizione il Porto Venere, terza posizione il Cadimare, perché purtroppo il campo è leggermente obliquo e non il campo è obliquo e fa questo scherzo. Anche prima l'altra gara purtroppo abbiamo visto la solita situazione. Terzi. Dico Mario, ascolta, se no sei il terzo. Anche sparando sono partiti. Facciamo forti. Dai, va bene così, va bene. Una ruota. Al terzo posto, li chiamo qua sul palco, in 5, 25, 49, il Porto Venere. Porto Venere si aggiudica al terzo. Terzo posto recuperato dai ragazzi del Porto Venere. Al secondo posto, in 5, 23 e 85, il Fossa Mastra. Premia la Barbara. Oh, yeah.
vincono la Prepaglio di Porto Venere in 5:22:78 i ragazzi del Marola. E Marola si visto terminare la gara, il Fossa Mastra ha recuperato anche oggi la sua gara. Abbiamo visto anche il Marola con un bel equipaggio giovane e promettente. Logicamente anche loro dovranno imparare a farsi le ossa e dare il meglio piano piano, insomma, immagazzinando quello che si impara sul campo di regata. Comunque 2005, 80° Palio del Golfo, eravate qui in recupero perché c'era stata la grande beffa del 79° che fu il Fezzano. Oggi siamo al 90°, un decennio veramente che ci ricorda cose di passato, però il Marola ha sempre dato le sue grandi chance. Beh, abbiamo intanto oggi visto la prima gara femminile, si è confermato il Fossa Mastra, a cui devo fare i complimenti perché le ho viste vogare molto bene, senza nulla a togliere al CRDD e anche al Cadimare che hanno fatto una bella gara. Le nostre ragazze, come dicevi tu, sono al primo anno, non hanno mai vogato, sono le prime gare e oggi devo dire che hanno accorciato un po' le distanze dalle altre, che è sintomo di miglioramento e questo mi fa tanto piacere. Ricordavi il 2005, per noi è stato un anno straordinario. Il Fezzano taglia il Fezzano, in questo momento porta via il palio al Parola, una gara veramente estenuante. Il Fezzano, grande sorpresa, grandissima sorpresa del Fezzano. Un grande Fezzano, Marola purtroppo ha dovuto cedere il passo, ma con grande... La 5 per noi è stato un anno straordinario, un anno che al Paglia abbiamo fatto doppietta con vittoria nei senior e nei junior, quindi è un anno che rimarrà scritto negli annali della Borgata. Quest'anno si preannuncia lo stesso un Paglio bello, combattuto. Non mi lascio ingannare dalla fuga del Fezzano, anche se ammetto e apprezzo che hanno qualcosa in più in questo momento, vogano bene, sono forti, sono allenati benissimo, però credo che come tutti gli anni anche noi saremo lì a dare dal filo da torcio, così come mi piace anche l'Armo del Canaletto, che sono i junior dell'anno scorso, e rivedo un po' il film dei nostri junior che a sorpresa nel 2013 beffarono tutti. Quindi il Paglio si preannuncia estremamente combattuto. Nei junior siamo ancora una volta anche noi protagonisti, l'ultima gara l'abbiamo vinta, c'è stata la sorpresa del Cadimare, però credo che il Porto Venere, proprio per esperienza, anni di voga insieme, sia l'armo che più ci può dare del filo da torcere. E questa è l'analisi della stagione, la mia analisi della stagione. Sì, un'analisi io direi perfetta, però devo dire anche che il Marola non ha mai demorso, non ha mai lasciato andare niente, perciò quello che ha creato già una voga particolare e poi una scelta di equipaggi giovani senza puntare su altre, perciò molto azzardate, ma in piena soddisfazione. Ma io devo dire, se fare un'analisi degli ultimi anni, noi dal 98 in poi, quando è subentrato questo gruppo dirigente, credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ora non sto a annunciare uno a uno tutti i pagli vinti fra senior, junior e donne, però sono ben 14 e credo che questo sia il frutto di una programmazione, aver visto lontano, ma aver strutturato proprio la borgata per poter non fare l'esploit di un anno come magari si è visto in questi anni, qualche borgata che ha vinto il Paglio poi
non è più stata sulla breccia. Noi credo che abbiamo pensato prima alla logistica, a crearci la palestra, a creare il gruppo dirigente, avere delle barche competitive, e poi piano piano ci siamo tirati su questi ragazzi che nel 2013, ripeto, ci hanno dato questa grande soddisfazione, che hanno avuto come esempio grandissimi vogatori come Paolo Lavalle, come Giuseppe Liberatore, come Pier Leoni, e penso che da loro hanno assorbito tutto e oggi sono anche loro a sua volta molto competitivi e sono convinto che al Paglio faranno molto bene. Non voglio dimenticare tutti gli allenatori altrettanto bravi, Silvi che ha vinto tanti Pagli come allenatore, Cacciavellani, lo stesso Emilio Giunti, tutta gente che sono anni che sono con noi, che sanno come si voga, che sanno come si voga la marolina col famoso braccio fuori e il polso al mento, quindi qualche cosa di diverso che ha lasciato il segno nel mondo del Paglio. Beh certo Gargioli, questo è un'analisi attentissima ma anche una soddisfazione, perché nel Golfo si vede e si sente parlare marolino nella voga, si sente parlare di quello che il Marola ha fatto negli anni passati. Ma io credo che questo gruppo dirigente che io ho il piacere di coordinare ha vissuto dal fine anni 60 nel mondo del Paglio. Siamo tutta gente che ci ha dato una vita al Paglio e che non aveva avuto mai soddisfazioni di vincere come atleta e come borgata. E allora noi ci eravamo ripromessi di toglierci qualche soddisfazione, almeno come dirigenti, e credo che come dirigenti fino adesso ce ne siamo tolte tante. Eh sì, dobbiamo dire sì. Grazie Gargioli del contributo e vediamo la gara dopo. Grazie a te Armando che dai sempre voce a questo mondo. Ciao. Al Paglio. Al Paglio. Grazie Gargioli. Tanto vediamo, si stiano preparando per la seconda...